Pescara Ascoli è una sfida molto attesa dalle due tifoserie, ma anche una partita che presenta tanti incroci di ex. Basti pensare al duello in panchina tra il tecnico del Delfino, Beppi Pillon, e quello del Picchio, Vincenzo Vivarini. Pillon ad Ascoli ha fatto molto bene. Nel biennio 2001-2003 ha centrato una promozione in B con i bianconeri e li ha poi portati ad una salvezza in cadetteria. Ad Ascoli torna nel novembre del 2009, sempre in B, prende il posto di Pane e conquista un'altra difficile salvezza. Vincenzo Vivarini, abruzzese di Ari, è stato dal 2004 nell'organizzazione del Pescara, esperienza culminata con la guida della squadra, affiancato da Gigi De Rosa nel 2007, un Pescara in pieno caos societario, finì ultimo e retrocesse in Serie C, ma quell'esperienza fu da apripista per la carriera di allenatore dello stesso Vivarini, che ripartì dalla Serie D. In maglia biancazzurra ci sono poi ex bianconeri, come Cristiano Del Grosso, che ad Ascoli con Marco Giampaolo ha debuttato in Serie A, disputando 30 partite nella stagione 2005-2006. E poi Matteo Ciofani, che dopo stagioni in Serie D fu prelevato dall'Ascoli, allora in B. 70 presenze in 3 stagioni, con 3 salvezze consecutive, la prima delle quali con Pillon in panchina. L'ex più fresco è Gaetano Monachello, che lo scorso gennaio è approdato all'Ascoli con 7 gol all'attivo, è stato molto utile alla permanenza in cadetteria del Picchio, giunta tramite i play-out. Sempre a gennaio ad Ascoli è approdato Simone Andrea Ganz, una delle principali delusioni del Pescara di Zeman della scorsa stagione. Acquistato per 2 milioni di euro dalla Juventus, il centravanti figlio d'arte è stato ignorato dal Boemo e le cose non sono migliorate alla corte di Serse Cosmi: 12 presenze, 0 gol e mai impiegato nel momento decisivo della stagione. Solo lo scorso 6 ottobre Ganz ha realizzato il suo unico gol ascolano nella trasferta di Foggia. La sua presenza è in dubbio, visto che in questi giorni si sta allenando a parte. Altri due ex salteranno di certo l'atteso match. Tra i biancazzurri, l'infortunato Frank Canutè, in bianconero nella seconda parte della scorsa stagione, 14 presenze e un buon rendimento. E tra i bianconeri, Riccardo Brosco, che a Pescara può vantare una promozione in A con la squadra delle meraviglie di Zeman. C'è grande fermento. Ieri i ragazzi della Curva Nord hanno diffuso un volantino con un invito esplicito ai tifosi pescaresi. Tutti allo stadio, una sorta di risposta alla notizia dei 1700 tagliandi polverizzati dai tifosi ascolani in neanche 24 ore. E questa mattina, dopo la riunione del GOS a Pescara, una ulteriore dotazione di 300 biglietti è stata assegnata ai sostenitori del Picchio, cui è stata destinata l'intera Curva Sud, che sarà così gremita da 2000 tifosi. Intanto il Pescara prosegue la preparazione, oggi con una doppia seduta, domani e dopodomani con sedute singole pomeridiane e sabato mattina la rifinitura. Penultimo e ultimo allenamento a porte chiuse.